Snowfila, ecco, che anche questa sera stanno qui per sintonia e per affinità anche con le guardie forestali. Grazie e buon lavoro a tutti. I nostri ospiti, come ha fatto Padre Giorgio, ma soprattutto anche ringraziare Padre Giorgio, perché grazie alla sua sensibilità al tema dei rifiuti, della salvaguardia dell'ambiente, ci dà la possibilità di incontri che ci fanno riflettere sulla realtà intorno a noi e anche ci spingono ad interrogarci su cosa possiamo fare. I rifiuti urbani, si parlava soltanto del trasporto e invece si è arrivati al primo scandalo, una serie di scandali. Ci vuoi dire qualcosa? Innanzitutto buonasera a tutte e tutti, devo ringraziare Padre Giorgio, ma anche Ciro Marciano, Enzo Ruggero, Antonello, il generale e amico Sergio Costa, Raffaele dei Giudici e quanti di voi sono qui presenti per questa possibilità e anche opportunità di dibattere intorno a questi temi, quindi grazie a voi. Io avevo, insieme con quello che poi è diventato il vice sindaco di Napoli, Sodano, affrontato l'emergenza finta e la questione del disastro rifiuti in Campania con la peste e spesso mi ero interrogato su quello che era un modello, no, di spoliazione dei diritti nel passaggio che veniva letto del libro anche di pulizia etnica dei diritti e di sospensione della democrazia e volevo capire, l'ho fatto con due colleghi, se questo modello negativo era stato sperimentato, adottato, mutuato anche in altre regioni, in altri contesti e vivendo più a Roma che a Napoli, da qualche anno per lavoro, mi sono accorto lavorando e documentandomi, facendo questo mestiere di cronista, che vi erano delle analogie molto profonde e che quindi si confermava un paradigma che avevo adottato già nella peste insieme con Tommaso, che la camorra spesso viene usata come alibi, perché lo stesso sistema affaristico, predatorio delle risorse pubbliche, che era stato declinato nelle forme che conosciamo nella nostra terra, dove ovviamente nei rivoli di spreco e di inefficienza la camorra aveva avuto un ruolo decisivo, si era realizzato anche senza le organizzazioni criminali o solo in alcune forme larvali nel Lazio. Quindi il primo problema è una inefficienza elevata al sistema che consente sostanzialmente, attraverso gli sprechi e l'inefficienza, di rigenerare reti clientelari, rigenerare personale politico ma anche di professionisti che hanno la possibilità ovviamente di lavorare presso gli enti, presso il commissariamento e vi erano delle profonde analogie tra i due sistemi di gestione. Però partiamo da un dato, da un elemento, che è il settore ambientale di gestione dei rifiuti, che vede ovviamente i rifiuti solidi urbani, quelli che noi produciamo, e poi il grande affare dei rifiuti speciali, pericolosi e non, quelli prodotti dalle industrie. Questo è un grande settore di business, cioè molto remunerativo, dove il sistema imprenditoriale affaristico e anche il sistema criminale delle organizzazioni criminali si tuffa non solo perché ci sono i soldi, e come tutti i settori dove ci sono i soldi c'è questo tipo di interesse, ma soprattutto perché vi è un basso rischio da un punto di vista delle sanzioni che si possono comminare. Poi Costa, il generale Costa ci aiuterà a capire meglio, però è proprio così, perché quando negli anni 80, negli anni 90 l'imprenditoria affaristica si è fatta competenza soprattutto, cioè ha maturato know-how, erano gli anni in cui le leggi per contrastare le ecomafie non c'erano, neanche oggi siamo riusciti a introdurre i reati ambientali nel codice penale, il traffico illecito dei rifiuti è stato introdotto nel 2000, cioè strumenti sono arrivati tardi mentre l'imprenditoria affaristica riusciva a maturare competenza, esperienza e soprattutto a costruire una serie di reti di imprese, una galassia di imprese, quindi grandissima remuneratività e profitto, basso rischio, il primo elemento di analisi. E le analogie che si sono trovate, che ho trovato lungo questo percorso di approfondimento, di riflessione, sono moltissime. La prima è proprio quella che accennava prima la lettura, cioè il commissariamento. Cioè questa grande opportunità iniziale, questa grande possibilità che poi è anche una forma di passo indietro da parte della politica che viene eletta. Nel 94, quando viene commissariata la gestione dei rifiuti in Campania, c'erano due obiettivi da raggiungere: il primo efficientare il sistema, il secondo cacciare la camorra dal sistema di gestione dei rifiuti. Hanno prodotto l'effetto inverso. Presso il commissariato e spesso in combutta con soggetti legati al commissariato, l'imprenditoria affaristica, anche criminale, ha potuto lavorare e soprattutto la soluzione della una gestione dei rifiuti da paese civile non è stata raggiunta. Bene, Roma ha visto le stesse procedure, le stesse modalità adottate.
politica che viene eletta, rappresentanza che però poi fa un passo indietro, cioè viene pagata per svolgere un ruolo e poi questo ruolo non lo svolge. E nel 99, nel lontano 99, in vista del giubileo... Faceva riferimento anche nel... Beh, già stiamo parlando di reati, cioè di qualcosa che è penalmente rilevante. Perché faccio questa precisazione? Perché in realtà, in un certo qual modo, è come se noi stessimo spostando il problema dei rifiuti solo a un fatto penalistico, che ovviamente è quello che in questo momento, anche come una sorta di moto di ribellione del cittadino, ci dice questi devono andare in galera. In realtà il vero problema dei rifiuti è un fatto di gestione e di amministrazione, che è suscettibile di diventare un problema penalistico. Cioè, i rifiuti inteso come un limite dell'ambiente è un problema di gestione e di amministrazione. Mi spiego meglio. E vi do alcuni parametri per comprendere in che mondo ci muoviamo il più velocemente possibile. Ovviamente chi ha dei dubbi, per me basta che lo dice e lo chiariamo meglio. Già pensate soltanto che la competenza ambientale, le leggi che regolano la gestione dell'ambiente in Italia, devono, non possono, devono derivare da norme europee. Quindi noi non siamo, tra virgolette, padroni fino in fondo. Siamo padroni di che cosa? Nell'ambito di questo quadro europeo, come gestiamo poi le singole situazioni. Ebbene, già vi dico, ci siamo inventati un sistema estremamente complesso. C'è una parte di competenza dello Stato, c'è una parte di competenza della Regione, c'è una parte di competenza della Provincia, c'è una parte di competenza dei Comuni. Quattro enti. Già solo questo è un indice di complicanza per chi studia la matematica e la statistica, che ci dice che il sistema non può funzionare. Già così. Già basta dire quattro enti, al di là delle appartenenze, della politica, della partitica, già solo questo ci fa comprendere che il problema gestione è un problema che di fatto è stato affrontato male. L'Unione Europea non ci ha detto chi di questi quattro o come, ci dice dovete arrivare a questi obiettivi e della serie vedetevela voi, giustamente, perché non sovrasta la nostra sovranità nazionale. Perché dico questo? E come si lega al problema poi penalistico? Perché il problema penalistico sempre nel mondo dell'ambiente, sempre è figlio di una fragilità decisionale. Più il sistema è fragile, più il sistema è poroso, più il sistema arci, incunearci. Proviamo a pensare per un attimo a essere noi i criminali. È normale che siamo contenti di questo. Più il sistema è poroso, più abbiamo modo di far soldi, perché l'obiettivo è quello. L'obiettivo è quello. Il tizio, che sia nel Lazio o che sia in Campania o ahimè in altre regioni, e lo sa, mi riferisco anche a altre regioni dove il problema sta emergendo in modo vigoroso, il tizio che delinque, delinque perché il sistema glielo consente, ma in questo caso il sistema glielo consente già per come è stato concepito. Quindi c'è una fortissima, perdonatemi, responsabilità politica, ma nel senso non partitica, a monte ancora, della polis, della gestione del bene pubblico. Come fatto? Entriamo nel sistema penalistico. In questo sistema poroso, il sistema penalistico che cosa ci dice? È stato promulgato il cosiddetto codice dell'ambiente, il decreto legislativo 152 del 2006, in realtà non è un codice dell'ambiente, ma diciamo è una legge che rientra l'ex procuratore nazionale antimafia, Grasso, ma al di là di questa considerazione, è il momento probabilmente di chiedere qualcos'altro. E io ve lo dico cosa chiederei da specialista. Io sapete cosa chiederei? Ma se vogliamo fare un salto di qualità, noi a colui che inquina, che sia mafioso o che non sia mafioso, chiediamo il sequestro e la confisca per equivalente. Sapete che cosa vuol dire? Ve lo dico con molta chiarezza, al di là della terminologia così spicciola. Vi dico, significa che io mi prendo il suo patrimonio,
perché che io mi prendo il terreno dove ha fatto la discarica e poi me lo devo bonificare io perché quello è, guarda caso, senza una lira, ma poi tiene i palazzi alle Bermuda e non dico in altri posti come le Cayman, per esempio. Invece no, io mi devo andare a prendere i soldi della sua famiglia, perché così in quel caso non lo farà, presumibilmente non la farà più. Solo in quel caso, il sequestro per equivalente, che tra l'altro è un sequestro che già esiste per le norme fiscali e per le norme antimafia, ma non per le norme ambientali. Se l'ambiente tocca la salute umana è prioritario, è un diritto costituzionale prioritario, rientra negli articoli fondamentali della Carta Costituzionale. È stato chiarissimo, anche perché una delle fragilità proprio della Costituzione forse è il fatto che non prevedeva direttamente la tutela proprio dell'ambiente. Era una pecca della nostra Costituzione, ma d'altro canto è pur vero che era tanti anni fa è stata studiata e messa in piedi, per cui tranquillamente oggi ci sono tante altre necessità ambientali a cui bisogna far fronte con delle normative serie. E quindi vedete che questa storia che stiamo raccontando, che è fatta di soldi ed è fatta di malaffare, inizia a diventare anche una questione di salute, anzi una questione di vita. Perché fanno uno straordinario sforzo e voi potete mai immaginare di correre appresso a un SUV di tipo Audi, quelli enormi, bianchi, che fanno da autostaffetta quando il camionista ha scaricato, con una Fiat Punto che sta in dotazione alle forze dell'ordine? Quindi degli investimenti sulla sicurezza e sulle attrezzature che devono essere date alle forze dell'ordine sono prioritari. Perché bisogna parlarne, sono prioritarie nuove tecnologie, devono essere prioritarie centrali di controllo, cioè azioni di intelligence, e loro questo lo sanno fare molto bene, lo fanno addirittura con i Commodore 64, e lo fanno. Quindi la prima cosa è quella di dotare le nostre forze dell'ordine di strumenti, perché devono iniziare a fare delle azioni di intelligence per poter intervenire prima che il guaio poi succede, perché c'è anche quest'altro livello di attenzione. L'altra è, io devo ringraziare molto l'amministrazione di Napoli, perché non conoscendoli io ho ricevuto una telefonata e mi è stato chiesto di incaricarmi della presidenza di un'azienda come ASIA, che si innesta perfettamente in una gestione di anni trascorsi che era una specie di scorribanda di privati. Il sistema della gestione dei rifiuti nelle nostre regioni è affidato per la maggior parte delle aziende private, le aziende pubbliche sono state svilite di competenze, ma io direi svilite anche di capacità di agire. Una delle prime cose che abbiamo fatto, e lo rivendichiamo con grandissima forza, annullare gli appalti. Via i privati, via gli appalti. Signori, è stato un piacere. Arrivederci. Adesso, come dire, ci ritroviamo con un'azienda a braccia e carrette. Voi immaginate che non ripariamo i camion all'esterno, laviamo i camion all'esterno, non c'erano officine, non c'era, ma non per cattiva volontà, perché il sistema che era stato messo in piedi era un sistema che doveva favorire la logica privata, con degli operai che comunque fanno i sacrifici. Devo dire la verità, ho trovato anche delle competenze che poi abbiamo fatto emergere, insomma un lavoro di squadra dove al centro abbiamo messo l'idea di liberare la città di Napoli non dai rifiuti, ancora non ci siamo riusciti, ma di liberarla dall'aggressione dei privati, perché era una sorta di bancomat dove si arrivava con questi appalti, con degli indici di benchmark dei profitti aziendali molto alti e non erano più sostenibili. Abbiamo fatto questa grande sfida, restituiamo l'azienda e diventiamo pubblici. Beh, una delle prime cose è stato mettere il lettore biometrico,
non ci sono più i cartellini e con grande felicità tutti mettono la manino la mattina, compresi il sottoscritto, e siamo tutti felicissimi. Chi non lo fa va a casa. Abbiamo messo un controllo random, non perché gli operai debbano essere perseguiti, perché fanno il loro dovere. Noi abbiamo fatto degli interventi di pulizia nelle strade, in alcuni angoli di Napoli, dove ci abbiamo trovato di tutto, e lì non c'è bisogno della forza dell'ordine, lì c'è bisogno di convincere quel criminale, che alle volte è il cittadino che sta a fianco a noi nel bar, che ha scaricato e ucciso un cavallo e lo ha tagliato in quattro e lo ha messo nei bidoni di Asia. Allora, ste robe, come esiste un livello di zona grigia enorme, poi a cascata 10 anni di bruttezza, 10 anni di cumuli, 10 anni di ma è tutto inutile, chi ve lo fa fare, ma quelli mettono tutti insieme, ha talmente rotto dentro il senso di appartenenza alla città, che noi vediamo animali morti nelle campane del multimateriale, e spesso lo vedi fare da persone che non te l'aspetti, semplicemente perché pensano che ormai non c'è più niente da fare. Ecco, i ladri di speranza. Questa è stata l'emergenza rifiuti, ladri di speranza. La prima azione è stata riconquistare la fiducia e la speranza dei cittadini. Un lavoro enorme, non visibile. I nostri operai, con un controllo random, si sono controllati tra di loro. Io la notte sono sceso insieme a loro, abbiamo visto delle cose, ho detto guardate, se noi riusciamo a fare un deposito di proprietà comunale e non paghiamo più il fitto, perché tutte le sedie erano in fitto, i soldi che noi risparmiamo io li voglio investire nei camion. Siete d'accordo? Lo vogliamo fare insieme? Ebbene, la risposta è stata semplice. Poi utilizzano delle parole molto immediate ed è bello questo. Yamma. Io non me lo dimentico questa cosa. Erano le 2 di notte e mi hanno detto, babù, yamma. Però ci pigliai in giro come mi hanno pigliato in giro l'altro. La fiducia nella fiducia. Controllare loro stessi. Mettere delle piccole banalità, delle piccole cassette dove ognuno di loro ci poteva dare dei suggerimenti. È stato importante, ma è stato soprattutto importante aver detto, bene, noi organizziamo il ciclo dei rifiuti, mettere insieme la filiera, perché guardate, governo, regione, provincia e comune, è impossibile, alle volte ci troviamo proprio nella difficoltà di sapere cosa dobbiamo fare. Alle volte, quando per esempio questi famosi impianti costruiti da questa nobilissima ditta del nord, perché poi va, come detto, affrontato il problema, ha ragione perfettamente il dottor Costa quando dice non è solo un problema e non può essere solo un problema di repressione, perché chi ci ha costruito poi gli impianti ha fatto delle cose, e poi mi arrabbio, bruttissime, se c'è una parola, ha fatto delle cose orrende. Pensate che quegli impianti costruiti, i famosi CDR, poi è stato scoperto che non erano a norma, non erano impianti che avevano quelle caratteristiche, e mica li hanno riparati. No, li abbiamo derubricati, li abbiamo fatti diventare stir. Queste sigle strane, no? Che poi ci siamo abituati. Io vado in una concessionaria, compro la Ferrari, il signore mi dà il paccotto, io me ne accorgo e la chiamo 500. E da quegli impianti escono delle cose che hanno moltiplicato negli anni il bisogno di fossi, e la criminalità organizzata insieme all'imprenditoria del nord corrutta, io questo lo ripeto sempre, io lo ripeto sempre, perché la camorra, le mafie, le 'ndranghete si alimentano quando arriva il contatto sul danaro e sul profitto. Loro in tecnologia c'hanno poco da fare, hanno a disposizione pale meccaniche, braccia e fossi, e quando gli presti le intelligenze, il prestanomismo, i colletti bianchi che prestano la loro intelligenza nel trovare soluzioni, il cortocircuito è perfetto e diventa criminalità imprenditoriale. Un nemico incredibile per la nostra nazione, non per la Campania,
per la nostra nazione, perché si alimenta a due teste, le braccia al nord, al sud, e la mente economica al nord. Chi viene dal nord, io non sono uno che ama, tenga Costituzione, l'ho presa prima, perché poi mi è venuta una curiosità. Insomma, la bandiera italiana, la nazione, non voglio fare la retorica, però le siamo cittadini due volte, perché io quando entro in qualche bar guardo la marca del caffè qual è, perché se so che quelle sono persone che non mi piacciono, io non entro, non mi piglio un caffè. È una mia resistenza, lo facciamo tutti quanti, perché le sensibilità nostre sono queste. Se una ditta del nord viene qua e fa affari con gente con cui noi non vogliamo avere a che fare, non mi può venire a fare lezione di legalità. Questo va recuperato. E il recupero della fiducia con i cittadini a Napoli è stata un'operazione che ci ha fatto, io dico, guadagnare 6 mesi. Ma i primi 6 mesi i risultati non li portavamo a casa, perché io dovevo mettere i cittadini dentro a un pullman e fargli vedere dove andavano le raccolte differenziate di Napoli, perché non ci credevano più. Ho messo i bambini, abbiamo messo le scuole, abbiamo preso i pullman e li abbiamo portati insieme agli operai negli impianti, impianti che la città di Napoli non ha. E lì l'ultima trappola: se tu aumenti l'indice di raccolta differenziata diventi più costoso. Io non ho un impianto dove portare la carta, non abbiamo impianti dove portare l'alluminio, non abbiamo impianti, devi aspettare i consorzi, sarebbe poi interessante vedere in che modo si organizza il consorzio, i vari consorzi di filiera, ma la cosa devastante è l'umido. Io sono a quasi, come città di Napoli, 30.000 tonnellate di umido che sono costretto a portare fuori regione a 165 euro a tonnellata. Più diventiamo bravi nella raccolta differenziata, che è ancora un indice bassissimo, non siamo contenti per niente. Le nostre performance devono essere altre. Ma più diventiamo bravi, più io sono costretto a chiedere all'amministrazione comunale soldi per pagare e non riusciamo a fare uno straccio di impianto. Perché devi mettere insieme 4 livelli. Bene, scatta una piccola follia, noi tra massimo 15 giorni faremo un bando per fare l'impianto di compostaggio a Napoli. E se lo fa Napoli, succede quel che succede, vediamo come risponderà il mercato sano, vediamo come risponderanno, insomma... L'idea di iniziare a trattare nella cinta urbana i rifiuti di Napoli, l'idea di recuperare, avendo tolto i privati, e questo è stato importante perché il privato aveva un interesse enorme nel organizzare e vendere il sistema. Vuoi fare questo? Ma non hai le scarpe per arrampicarti sulla montagna, te le do io. Vuoi fare quel sentiero? Ma non è tuo, perché l'ho comprato già io, quindi non solo ti vendo le scarpe, cioè il camion, ma poi ti vendo anche il posto dove lo devi andare. Non funziona più così. L'idea quindi di sezionare il ciclo dei rifiuti, ed è quello che dal libro tuo viene fuori in maniera straordinaria, perché l'idea di aver organizzato e poi venduto i sistemi di gestione a blocchi con queste imprese, che poi sono diventate delle holding, che in una prima fase, io non sono un esperto in economia, che in una prima fase si sono aperte a ventaglio. Adesso che c'è penuria economica, hai l'incubo che ti è sfuggito qualcosa. C'è niente da fare. Per come è complicato il sistema, per come hanno avuto i privati, io non demonizzo i privati assolutamente, perché poi c'è tanta energia e tanta imprenditoria seria che purtroppo rischia di essere buttata fuori mercato. Non voglio proprio aprire il discorso sul ruolo delle banche, che hanno avuto i soldi e non le hanno date alle imprese, mettendo alcune imprese nel pericolo di doversi rivolgere ad un mercato clandestino per avere i soldi. E quello è un altro pericolo, però è stato talmente scientifico
l'opera di sezionare i servizi pubblici, tirarseli, che a qualcuno addirittura ultimamente viene in mente di dire: bene, l'impresa pubblica fa solo lo spazzamento e la raccolta, il privato continua a gestire gli impianti. Manca la capa. Cioè, stiamo veramente attenti. E quando si alza il dibattito, e quando si organizzano incontri, e quando si scrivono libri, io penso che sarebbe buona cosa 5 minuti della nostra giornata dedicarli al passaparola su questi temi che ci riguardano la nostra vita. Domani mattina, buongiorno, come stai? Molto bene. Senti, ieri ho saputo questa cosa. Dilla un'altra, dilla un'altra, dilla un'altra. C'è l'idea di evitare che i servizi pubblici e i beni comuni non abbiano risorse economiche, e questo è un tema che ci deve riguardare. Lo dobbiamo portare a livello di dibattito politico, nel senso che diceva il dottor Costa, necessariamente e adesso, perché il pericolo è dietro l'angolo. Questa commistione del pubblico privato è un altro aspetto che in prospettiva ci interessa molto. Non esistono sulla carta, non possono esistere sui rifiuti. Quindi questi rifiuti comunque sono stati prodotti. Ditemi voi, dove vanno? E vi dico che le statistiche, e chiudo, ci dicono che scompaiono in Italia qualcosa come 40 milioni di tonnellate di rifiuti speciali aziendali all'anno. Sapete quante sono 40 milioni di tonnellate? Per capire quante sono, pensate che all'anno, pensate che la produzione di rifiuti solidi urbani a un mezzo che produciamo in tutta Italia in un anno è 38,4 milioni. Cioè scompare l'equivalente all'anno di rifiuti speciali, e se scompare da qualche parte dai, o sono i fossi o sono i fuochi, non si scappa. Questo è l'elemento, apriamo gli occhi. Se ognuno di noi guarda la sacchetta, non diciamo la propria, perché ciascuno di noi pensa di farla al meglio la raccolta differenziata, ma del vicino, si rende conto che là dentro non c'è nessuna differenziazione. E allora diventa difficile credere che si arrivi a certe percentuali che vengono invece proclamate. E questa cosa, che è semplice osservazione della realtà ed è anche osservazione del nostro territorio, perché se guardiamo in un territorio piccolo come Portici, che dopo i camion che portano il differenziato passa sempre, ogni giorno, il camioncino che prende l'indifferenziato che è stato depositato fuori data, eccetera, eccetera. E sono tonnellate, questo è un dato che ci dicono anche dal comune, quindi non è possibile che siamo così virtuosi come vogliamo credere. E allora questo è un richiamo a noi stessi, se volete, è un richiamo di essere più attenti. Tantissime. Una prima considerazione è ribadire un ruolo enorme che hanno avuto i comitati in questa fase, perché hanno... Io ringrazio sempre l'emergenza rifiuti, sembra paradossale, però senza quella batosta così forte forse non scattava in tutti noi, devo dire... Perché mi ricordo quando nel 2003 uscì fuori il termine la terra dei fuochi dal rapporto Ecomafie, mi venne in testa a scrivere la terra dei fuochi, perché di sera tornando per l'asse mediano io non riuscivo a trovare una parola come completare. Parimigli indiani, segnali fuochi. Questo fu il commento nel vedere contenziata 15 anni fa. Eravate considerati dei pazzi. Allora, lì, oggi... abbiamo raggiunto un capitale sociale, ecco, di attenzione verso l'ambiente da non disperdere. Quindi è la prima cosa estremamente positiva che mi sembrerebbe di segnare. L'altra è assolutamente l'idea di fare un osservatorio nazionale sulle bonifiche. Cioè, mi sembra veramente lanciare l'idea di un osservatorio di controllo nazionale sulle bonifiche affidandola alle università. I nostri ragazzi sono bravi, le sanno fare le cose, perché ci mettono passione. Affidarla alle università
I nostri terreni malati devono essere curati dai nostri ragazzi delle università e lì far nascere scuole di bonifiche, centri di competenza di bonifiche vere, no il pericolo che si diceva poco fa. E sarebbe un tema questo importante da lanciare in una sorta di manifesto delle responsabilità nazionali da fare subito. E l'altra è la questione dei controlli, è fondamentale. Non mi piace dire io ho promesso a tutti quelli che mi stanno dando una mano che avrei detto sempre il noi, no? L'idea del noi, della comunità, è importante. Questa volta dico lì, io avevo detto... Zofila, ecco, che anche questa sera stanno qui per sintonia e per affinità anche con le guardie forestali. Grazie e buon lavoro a tutti. Tutto i nostri ospiti, come ha fatto Padre Giorgio, ma soprattutto anche ringraziare Padre Giorgio, perché grazie alla sua sensibilità al tema dei rifiuti, della salvaguardia dell'ambiente, ci dà la possibilità di incontri che ci fanno riflettere sulla realtà intorno a noi e anche ci spingono ad interrogarci su cosa possiamo fare. I rifiuti urbani, si parlava soltanto del trasporto e invece si è arrivati al primo scandalo, una serie di scandali. Ci vuoi dire qualcosa? Innanzitutto buonasera a tutte e tutti, devo ringraziare Padre Giorgio, ma anche Ciro Marciano, Enzo Ruggero, Antonello, il generale e amico Sergio Costa, Raffaele dei Giudici e quanti di voi sono qui presenti per questa possibilità e anche opportunità di dibattere intorno a questi temi, quindi grazie a voi. Io avevo, insieme con quello che poi è diventato il vice sindaco di Napoli, Sodano, affrontato l'emergenza finta e la questione del disastro rifiuti in Campania con la peste e spesso mi ero interrogato su quello che era un modello, no, di spoliazione dei diritti nel passaggio che veniva letto del libro anche di pulizia etnica dei diritti e di sospensione della democrazia e volevo capire, l'ho fatto con due colleghi, se questo modello negativo era stato sperimentato, adottato, mutuato anche in altre regioni, in altri contesti e vivendo più a Roma che a Napoli, da qualche anno per lavoro, mi sono accorto lavorando e documentandomi, facendo questo mestiere di cronista, che vi erano delle analogie molto profonde e che quindi si confermava un paradigma che avevo adottato già nella peste insieme con Tommaso, che la camorra spesso viene usata come alibi. Perché lo stesso sistema affaristico, predatorio delle risorse pubbliche, che era stato declinato nelle forme che conosciamo nella nostra terra, dove ovviamente nei rivoli di spreco e di inefficienza la camorra aveva avuto un ruolo decisivo, si era realizzato anche senza le organizzazioni criminali o solo in alcune forme larvali nel Lazio. Quindi il primo problema è una inefficienza elevata a sistema che consente sostanzialmente, attraverso gli sprechi e l'inefficienza, di rigenerare reti clientelari, rigenerare personale politico ma anche di professionisti che hanno la possibilità ovviamente di lavorare presso gli enti, presso il commissariamento e vi erano delle profonde analogie tra i due sistemi di gestione. Però partiamo da un dato, da un elemento, che è il settore ambientale di gestione dei rifiuti, che vede ovviamente i rifiuti solidi urbani, quelli che noi produciamo, e poi il grande affare dei rifiuti speciali, pericolosi e non, quelli prodotti dalle industrie. Questo è un grande settore di business, cioè molto remunerativo, dove il sistema imprenditoriale affaristico e anche il sistema criminale delle organizzazioni criminali si tuffa non solo perché ci sono i soldi, e come tutti i settori dove ci sono i soldi c'è questo tipo di interesse, ma soprattutto perché vi è un basso rischio da un punto di vista delle sanzioni che si possono combinare. Poi Costa, il generale Costa ci aiuterà a capire meglio, però è proprio così, perché quando negli anni 80, negli anni 90 l'imprenditoria affaristica si è fatta competenza soprattutto, cioè ha maturato know-how, erano gli anni in cui le leggi per contrastare le ecomafie non c'erano. Neanche oggi siamo riusciti a introdurre i reati ambientali nel codice penale, il traffico illecito dei rifiuti è stato introdotto nel 2000, cioè strumenti sono arrivati tardi, mentre l'imprenditoria affaristica riusciva a maturare competenza, esperienza e soprattutto a costruire una serie di reti di imprese, una galassia di imprese. Quindi grandissima remuneratività e profitto, basso rischio, il primo elemento di analisi. E le analogie che si sono trovate, che ho trovato lungo questo percorso di approfondimento, di riflessione, sono moltissime. La prima è proprio quella che accennava prima la lettura, cioè il commissariamento.
cioè questa grande opportunità iniziale, questa grande possibilità, che poi è anche una forma di passo indietro da parte della politica che viene eletta. Nel 1994, quando viene commissariata la gestione dei rifiuti in Campania, c'erano due obiettivi da raggiungere: il primo, efficientare il sistema; il secondo, cacciare la camorra dal sistema di gestione dei rifiuti. Hanno prodotto l'effetto inverso. Presso il commissariato e spesso in combutta con soggetti legati al commissariato, l'imprenditoria affaristica, anche criminale, ha potuto lavorare, e soprattutto la soluzione e una gestione dei rifiuti da paese civile non è stata raggiunta. Bene, Roma ha visto le stesse procedure, le stesse modalità adottate. Politica che viene eletta, rappresentanza che però poi fa un passo indietro, cioè viene pagata per svolgere un ruolo e poi questo ruolo non lo svolge. E nel 99, nel lontano 99, in vista del giugno... Faceva riferimento anche nel... Beh, già stiamo parlando di reati, cioè di qualcosa che è penalmente rilevante. Perché faccio questa precisazione? Perché in realtà, in un certo qual modo, è come se noi stessimo spostando il problema dei rifiuti solo a un fatto penalistico, che ovviamente è quello che in questo momento, anche come una sorta di moto di ribellione del cittadino, ci dice: questi devono andare in galera. In realtà il vero problema dei rifiuti è un fatto di gestione e di amministrazione, che è suscettibile di diventare un problema penalistico. Cioè, i rifiuti inteso come un limite dell'ambiente è un problema di gestione e di amministrazione. Mi spiego meglio. E vi do alcuni parametri per comprendere in che mondo ci muoviamo il più velocemente possibile. Ovviamente chi ha dei dubbi, per me basta che lo dice, lo chiariamo meglio. Già pensate soltanto che la competenza ambientale, le leggi che regolano la gestione dell'ambiente in Italia, devono, non possono, devono derivare da norme europee. Quindi noi non siamo, tra virgolette, padroni fino in fondo. Siamo padroni di che cosa? Nell'ambito di questo quadro europeo, come gestiamo poi le singole situazioni. Ebbene, già vi dico, ci siamo inventati un sistema estremamente complesso. C'è una parte di competenza dello Stato, c'è una parte di competenza della regione, c'è una parte di competenza della provincia, c'è una parte di competenza dei comuni. Quattro enti. Già solo questo è un indice di complicanza, per chi studia la matematica e la statistica, che ci dice che il sistema non può funzionare. Già così, già basta dire quattro enti, al di là delle appartenenze, della politica, della partitica, già solo questo ci fa comprendere che il problema gestione è un problema che di fatto è stato affrontato male. L'Unione Europea non ci ha detto chi di questi quattro o come, ci dice: dovete arrivare a questi obiettivi e della serie vedetevela voi, giustamente, perché non sovrasta la nostra sovranità nazionale. Perché dico questo? E come si lega al problema poi penalistico? Perché il problema penalistico sempre nel mondo dell'ambiente, sempre, è figlio di una fragilità decisionale. Più il sistema è fragile, più il sistema è poroso, più il sistema arci, incunearci. Proviamo a pensare per un attimo a essere noi i criminali. È normale che siamo contenti di questo. Più il sistema è poroso, più abbiamo modo di far soldi, perché l'obiettivo è quello. L'obiettivo è quello. Il tizio, che sia nel Lazio o che sia in Campania o ahimè in altre regioni, e ne lo sa, mi riferisco anche a altre regioni dove il problema sta emergendo in modo vigoroso, il tizio che delinque, delinque perché il sistema glielo consente, ma in questo caso il sistema glielo consente già per come è stato concepito. Quindi c'è una fortissima, perdonatemi, responsabilità politica, ma nel senso non partitica, a monte ancora, della polis, della gestione del bene pubblico. Come fatto? Entriamo nel sistema penalistico. In questo sistema poroso, il sistema penalistico che cosa ci dice? È stato promulgato il cosiddetto codice dell'ambiente, il decreto legislativo 152 del 2006, in realtà non è un codice dell'ambiente, ma diciamo è una legge che
rientro l'ex procuratore nazionale antimafia Grasso, ma al di là di questa considerazione, è il momento probabilmente di chiedere qualcos'altro. E io ve lo dico cosa chiederei da specialista. Io sapete cosa chiederei? Ma se vogliamo fare un salto di qualità, noi a colui che inquina, che sia mafioso o che non sia mafioso, chiediamo il sequestro e la confisca per equivalente. Sapete che cosa vuol dire? Ve lo dico con molta chiarezza, al di là della terminologia così spicciola. Vi dico, significa che io mi prendo il suo patrimonio, perché che io mi prendo il terreno dove ha fatto la discarica e poi me lo devo bonificare io, perché quello è, guarda caso, senza una lira, ma poi tiene i palazzi alle Bermuda e non dico in altri posti come le Cayman, per esempio. Invece no, io mi devo andare a prendere i soldi della sua famiglia, perché così in quel caso non lo farà, presumibilmente non la farà più. Solo in quel caso, il sequestro per equivalente, che tra l'altro è un sequestro che già esiste per le norme fiscali e per le norme antimafia, ma non per le norme ambientali. Se l'ambiente tocca la salute umana è prioritario, è un diritto costituzionale prioritario, rientra negli articoli fondamentali della Carta Costituzionale. È stato chiarissimo, anche perché una delle fragilità proprio della Costituzione forse è il fatto che non prevedeva direttamente la tutela proprio dell'ambiente. Era una pecca della nostra Costituzione, ma d'altro canto è pur vero che tanti anni fa è stata studiata e messa in piedi, per cui tranquillamente oggi ci sono tante altre necessità ambientali a cui bisogna far fronte con delle normative serie. E quindi vedete che questa storia che stiamo raccontando, che è fatta di soldi ed è fatta di malaffare, inizia a diventare anche una questione di salute, anzi una questione di vita. Perché fanno uno straordinario sforzo e voi potete mai immaginare di correre appresso a un SUV di tipo Audi, quelli enormi, bianchi, che fanno da autostaffetta quando il camionista ha scaricato, con una Fiat Punto che sta in dotazione alle forze dell'ordine? Quindi degli investimenti sulla sicurezza e sulle attrezzature che devono essere date alle forze dell'ordine sono prioritari. Perché bisogna parlarne, sono prioritarie nuove tecnologie, devono essere prioritarie centrali di controllo, cioè azioni di intelligence, e loro questo lo sanno fare molto bene, lo fanno addirittura con i Commodore 64, e lo fanno. Quindi la prima cosa è quella di dotare le nostre forze dell'ordine di strumenti, perché devono iniziare a fare delle azioni di intelligence per poter intervenire prima che il guaio poi succeda, perché c'è anche quest'altro livello di attenzione. L'altra è, io devo ringraziare molto l'amministrazione di Napoli, perché non conoscendoli io ho ricevuto una telefonata e mi è stato chiesto di incaricarmi della presidenza di un'azienda come Asia, che si innesta perfettamente in una gestione di anni trascorsi che era una specie di scorribanda di privati. Il sistema della gestione dei rifiuti nelle nostre regioni è affidato per la maggior parte delle aziende private, le aziende pubbliche sono state svilite di competenze, ma io direi svilite anche di capacità di agire. Una delle prime cose che abbiamo fatto, e lo rivendichiamo con grandissima forza, annullare gli appalti. Via i privati, via gli appalti. Signori, è stato un piacere. Arrivederci. Adesso, come dire, ci ritroviamo con un'azienda braccia e carrette. Voi immaginate che non ripariamo i camion all'esterno, laviamo i camion all'esterno, non c'erano officine, ma non per cattiva volontà, perché il sistema che era stato messo in piedi era un sistema che doveva favorire la logica privata, con degli operai che comunque fanno i sacrifici. Devo dire la verità,
ho trovato anche delle competenze che poi abbiamo fatto emergere, insomma un lavoro di squadra dove al centro abbiamo messo l'idea di liberare la città di Napoli non dai rifiuti, ancora non ci siamo riusciti, ma di liberarla dall'aggressione dei privati, perché era una sorta di bancomat dove si arrivava con questi appalti, con degli indici di benchmark dei profitti aziendali molto alti e non erano più sostenibili. Abbiamo fatto questa grande sfida, restituiamo l'azienda e diventiamo pubblici. Beh, una delle prime cose è stato mettere il lettore biometrico, non ci sono più i cartellini, e con grande felicità tutti mettono la manino la mattina, compresi il sottoscritto, e siamo tutti felicissimi. Chi non lo fa va a casa. Abbiamo messo un controllo random, non perché gli operai debbano essere perseguiti, perché fanno il loro dovere. Noi abbiamo fatto degli interventi di pulizia nelle strade, in alcuni angoli di Napoli, dove ci abbiamo trovato di tutto, e lì non c'è bisogno della forza dell'ordine, lì c'è bisogno di convincere quel criminale che alle volte è il cittadino che sta a fianco a noi nel bar, che ha scaricato e ucciso un cavallo e lo ha tagliato in quattro e lo ha messo nei bidoni di Asia. Allora, ste robe, come esiste un livello di zona grigia enorme, poi a cascata 10 anni di bruttezza, 10 anni di cumuli, 10 anni di ma è tutto inutile, chi ve lo fa fare, ma quelli mettono tutti insieme, ha talmente rotto dentro il senso di appartenenza alla città, che noi vediamo animali morti nelle campane del multimateriale, e spesso lo vedi fare da persone che non te l'aspetti, semplicemente perché pensano che ormai non c'è più niente da fare. Ecco, i ladri di speranza, questa è stata l'emergenza di fiuti, ladri di speranza. La prima azione è stata riconquistare la fiducia e la speranza dei cittadini, un lavoro enorme non visibile. I nostri operai, con un controllo random, si sono controllati tra di loro. Io la notte sono sceso insieme a loro, abbiamo visto delle cose, ho detto guardate, se noi riusciamo a fare un deposito di proprietà comunale e non paghiamo più il fitto, perché tutte le sedie erano in fitto, i soldi che noi risparmiamo io li voglio investire nei camion. Siete d'accordo? Lo vogliamo fare insieme? Ebbene, la risposta è stata semplice, poi utilizzano delle parole molto immediate ed è bello questo. Yamma. Io non me lo dimentico questa cosa. Erano le 2 di notte e mi hanno detto babù, yamma. Però ci prendiamo in giro come erano gli in giro là. La fiducia nella fiducia, controllare loro stessi, mettere delle piccole banalità, delle piccole cassette dove ognuno di loro ci poteva dare dei suggerimenti, è stato importante. Ma è stato soprattutto importante aver detto, bene, noi organizziamo il ciclo dei rifiuti, mettere insieme la filiera, perché guardate, governo, regione, provincia e comune, è impossibile, alle volte ci troviamo proprio nella difficoltà di sapere cosa dobbiamo fare. Alle volte, quando per esempio questi famosi impianti costruiti da questa nobilissima ditta del nord, perché poi va, come detto, affrontato il problema, ha ragione perfettamente il dottor Costa quando dice non è solo un problema e non può essere solo un problema di repressione, perché chi ci ha costruito poi gli impianti ha fatto delle cose, poi mi arrabbio, bruttissime, se c'è andata però, ha fatto delle cose orrende. Pensate che quegli impianti costruiti, i famosi CDR, poi è stato scoperto che non erano a norma, non erano impianti che avevano quelle caratteristiche, e mica li hanno riparati. No, li abbiamo derubricati, li abbiamo fatti diventare stirre. Queste sigle strane, no? Che poi ci siamo abituati. Io vado in una concessionaria, compro la Ferrari, il signore mi dà il paccotto, io me ne accorgo e la chiamo 500. E da quegli impianti escono delle cose che hanno moltiplicato negli anni il bisogno di fossi. E la criminalità organizzata insieme all'imprenditoria del nord corrutta, io questo lo ripeto sempre, perché
la camorra, le mafie, le 'ndranghete si alimentano quando arriva il contatto sul denaro e sul profitto. Loro in tecnologia c'hanno poco da fare, hanno a disposizione pale meccaniche, braccia e fossi, e quando gli presti le intelligenze, il prestanomismo, i colletti bianchi che prestano la loro intelligenza nel trovare soluzioni, il cortocircuito è perfetto e diventa criminalità imprenditoriale. Un nemico incredibile per la nostra nazione, non per la Campania, per la nostra nazione, perché si alimenta a due teste, le braccia al nord, al sud, e la mente economica al nord. Chi viene dal nord, io non sono uno che ama, tenga la Costituzione, l'ho presa prima perché poi mi è venuta una curiosità. Insomma, la bandiera italiana, la nazione, non voglio fare la retorica, però mi sono cittadino due volte, perché io quando entro in qualche bar guardo la marca del caffè qual è, perché se so che quelli sono persone che non mi piacciono, io non entro, non mi piglio il caffè. È una mia resistenza, lo facciamo tutti quanti, perché le sensibilità nostre sono queste. Se una ditta del nord viene qua e fa affari con gente con cui noi non vogliamo avere a che fare, non può venire a fare lezione di legalità. Questo va recuperato. E il recupero della fiducia con i cittadini a Napoli è stata un'operazione che ci ha fatto, io dico, guadagnare 6 mesi. Ma i primi 6 mesi i risultati non li portavamo a casa, perché io dovevo mettere i cittadini dentro a un pullman e fargli vedere dove andavano le raccolte differenziate di Napoli, perché non ci credevano più. Ho messo i bambini, abbiamo messo le scuole, abbiamo preso i pullman e li abbiamo portati insieme agli operai negli impianti, impianti che la città di Napoli non ha. E lì l'ultima trappola: se tu aumenti l'indice di raccolta differenziata diventi più costoso. Io non ho un impianto dove portare la carta, non abbiamo impianti dove portare l'alluminio, non abbiamo impianti, devi aspettare i consorzi. Sarebbe poi interessante vedere in che modo si organizza il consorzio, i vari consorzi di filiera, ma la cosa devastante è l'umido. Io sono a quasi, come città di Napoli, 30.000 tonnellate di umido che sono costretto a portare fuori regione a 165 euro a tonnellata. Più diventiamo bravi nella raccolta differenziata, che è ancora un indice bassissimo, non siamo contenti per niente. Le nostre performance devono essere altre. Ma più diventiamo bravi, più io sono costretto a chiedere all'amministrazione comunale soldi per pagare e non riusciamo a fare uno straccio di impianto, perché devi mettere insieme 4 livelli. Bene, scatta una piccola follia, noi tra massimo 15 giorni faremo un bando per fare l'impianto di compostaggio a Napoli. E se lo fa Napoli, succede quel che succede, vediamo come risponderà il mercato sano, vediamo come risponderanno, insomma, l'idea di iniziare a trattare nella cinta urbana i rifiuti di Napoli, l'idea di recuperare, avendo tolto i privati, e questo è stato importante perché il privato aveva un interesse enorme nel organizzare e vendere il sistema. Vuoi fare questo? Ma non hai le scarpe per arrampicarti sulla montagna, te le do io. Vuoi fare quel sentiero? Ma non è tuo, perché l'ho comprato già io, quindi non solo ti vendo le scarpe, cioè il camion, ma poi ti vendo anche il posto dove lo devi andare. Non funziona più così. L'idea quindi di sezionare il ciclo dei rifiuti, ed è quello che dal libro tuo viene fuori in maniera straordinaria, perché l'idea di aver organizzato e poi venduto i sistemi di gestione a blocchi con queste imprese, che poi sono diventate delle holding, che in una prima fase, io non sono un esperto in economia, che in una prima fase si sono aperte a ventaglio. Adesso che c'è penuria economica,